Un grande numero di stand, 100 espositori, 100 stand per 100 espositori, 100 brand della nautica da diporto e 150 imbarcazioni a mare. Quindi è effettivamente una manifestazione che ormai ha assunto una sua dimensione, è ricorrente, tant'è che continueremo a farla tutti gli anni ed è un momento in cui gli appassionati del mare si avvicinano a questa attività così splendida da un lato, e quindi il tempo libero da un lato, ma dall'altra parte, sull'altro lato, e anche l'aggregazione di tantissime attività economiche rappresentate proprio dai tanti stand che sono presenti. Sono tutte attività importanti di impresa, artigianali, commerciali, professionisti, e quindi diventa Marina d'Arechi un distretto non soltanto della nautica dal punto di vista del tempo libero, ma della nautica dal punto di vista delle attività che riesce a produrre. Splende finalmente il sole sulla sesta edizione di Salerno Boat Show, il salone nautico che, come ha ribadito il patron del Marina d'Arechi Port Village, la struttura che lo ospita, Agostino Gallozzi, fa cento con gli espositori presenti e dopo l'inaugurazione, saltata per il maltempo e rinviata la giornata di ieri, si prepara al recupero per il doppio weekend con sabato e domenica prossimi. Ieri intanto in tantissimi hanno colto l'occasione per fare un giro tra gli stand, mentre un video di 3 minuti ha raccontato anche con la marina manager Anna Cannavacciuolo la storia del porto nato 10 anni fa. Edizione infatti anche un'occasione per celebrare i traguardi raggiunti dallo scalo che ormeggia definitivamente il progetto di Calatrava e punta alla realizzazione di un'ipotesi più percorribile, mentre il Salone Nautico si inserisce di diritto nel circuito nazionale promosso da Confindustria Nautica. La Marina Port Village è riuscita ad affermarsi come infrastruttura di promozione e valorizzazione dell'intero territorio salernitano e del Sud Italia, a farlo notare anche il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. All'inizio bisogna dare atto ad Agostino Gallozzi di avere guardato lungo. All'inizio questa era una sfida, soprattutto per offrire un porto alla nautica di qualità, alla nautica che guardava il nostro territorio con grande interesse, e poi è diventato anche un appuntamento ormai stabile nel settore fieristico dell'esposizione, che non ha nulla da invidiare ad altri appuntamenti ben noti nell'ambito meridionale e nazionale. Credo che sia una spinta soprattutto a credere di più in questo settore. Avevamo tutti pensato che sotto i colpi della crisi potesse essere un po' messo nell'angolo. Bisogna riconoscere che invece ha reagito bene ed è una delle grandi opportunità di un territorio straordinario che può offrire una rete di porti e di approdi. Questo è il punto. Noi dobbiamo trovare il modo di ragionare in termini di rete lungo tutta la costa, con servizi integrati e che consentano di offrire un pacchetto veramente competitivo.